ragazzi e ciao ragazze, oggi video per accontentare le numerose richieste di chi mi chiedeva se avesse acquistato altro da QVC. Molti di voi mi lasciavano spesso dei commenti chiedendomi di mostrare nuovi acquisti, oppure appunto mi chiedevate se avessi acquistato altre cose, se non acquistassi più da QVC. Certo, ovviamente, devo dire che nell'ultimo periodo, da poco prima della fine dell'anno fino ad adesso, non ho trovato nulla di interessante. Mi sta un po' annoiando QVC, cosa strana perché in 3 anni, 4 anni appunto che c'è, non mi ha mai delusa. Comunque, colgo l'occasione per farvi vedere numerosi acquisti che ho effettuato dopo aver girato il primo video in cui vi mostravo i miei acquisti. Per chi se lo fosse perso, per chi magari giusto per curiosità volesse vedere che cosa ho comprato in passato, vi lascio un link qui e potete andare a vedere il video, dove c'erano degli acquisti un po' più variegati, diversificati tra di loro. Oggi vedrete più cose per la casa. A differenza del primo video, a questo giro molti acquisti li ha effettuati anche il mio ragazzo, perché si è talmente appassionato anche lui a questo canale appunto dello shopping, fino ad aprire il suo codice cliente personale, quindi lui acquista anche lui le cose che gli piacciono, che gli interessano. Se magari io non sono in casa, che sono al lavoro e c'è qualcosa di interessante che magari sta andando anche in disponibilità limitata, pur di non perderlo, lui lo ordina con il suo codice e così riusciamo appunto ad accaparrarci, mi stava cadendo un pezzo, l'offerta. Per chi non sapesse che cosa sia QVC o magari non sa come funziona e non sa come si usa eccetera eccetera questo canale dello shopping, vi lascio un altro link dove potete andare a vedere il video dove parlo di QVC in generale, su come funziona, come si compra, in modo che possiate avere più informazioni e essere un pochettino più appunto informate sul modo di acquistare da QVC. Bene, partiamo subito con gli acquisti perché sono tanti, come al solito il tempo è poco e io chiacchiero tanto, quindi nulla gioca a nostro favore. Allora, devo dire che uno degli acquisti che è andato per la maggiore in casa nostra è la linea di pentole della Stoline, che è un pochettino il cavallo di battaglia, si può dire, di questo canale televisivo, perché tantissima gente li acquista, tantissime persone chiamano in diretta per dare la loro testimonianza, sono tutti contenti e entusiasti appunto di queste pentole e devo dire che sono veramente molto valide. Costano un pochettino di più rispetto alle pentole che si trovano al supermercato, ci sono in giro tante imitazioni sia su altri canali televisivi dove fanno appunto le televendite, io le ho viste anche al supermercato, esteticamente sembrano quasi uguali, hanno anche dei nomi molto simili, nel senso che io al supermercato ho visto una linea che si chiama Stonewell, a vederle sembrano uguali, per uno che non se ne intende potrebbe scambiarle per quelle viste in televisione, magari non si ricorda bene il nome, ma non sono assolutamente le stesse, anche perché quelle ovviamente costano di meno perché non sono le originali e quindi non hanno la stessa qualità di quelle originali. Vi faccio vedere qual è stato uno dei nostri primi acquisti ed è stata questa casseruola grossa. Noi l'abbiamo presa di questa linea rossa perché ci piace il rosso, è un po' più allegro rispetto alla linea classica che è quella grigia, e parte del nostro arredamento è rosso, quindi abbiamo voluto dare un tocco appunto di fashion anche alla cucina. Questa non mi ricordo se è da 24 o da 26, ma penso che sia da 26 perché è molto grande. Vi arriva insieme al suo coperchio in vetro che è molto resistente e ha la valvolina qui di sfiatamento, diciamo, quindi per far uscire il calore. Io in questa casseruola ci cucino veramente di tutto, dalla pasta ai risotti, ai minestroni, alle vellutate, agli arrosti. È molto versatile, potete utilizzarla veramente in tantissimi modi. Non le utilizzate per friggere perché penso che non siano proprio adatte per friggere, non ho mai visto anche nessuno dei loro show friggere dentro queste padelle. E poi comunque vabbè, vi arriva insieme ogni volta il libricino con su scritto come pulirle, come appunto tenerle, la manutenzione eccetera eccetera. Altro acquisto che abbiamo effettuato di questa linea è il tris di padelle, scusate mi confondo sempre, ed è composto appunto dal padellino più piccolino che è questo qua, dove potete farci non lo so, l'uovo al tegamino, potete farci le crepe, potete farci delle mini frittatine, c'è anche questa qui che è quella diciamo media, vedete infatti la differenza tra questa che è piccola e questa che è media.
media, e poi ovviamente, ups, ho fatto un po' di rumore, c'è quella più grossa, dove potete veramente fare le verdure saltate in padella, potete fare la frittata senza olio è una cosa eccezionale, potete farci risotti, potete farci delle crepe più grandi, quindi veramente sono delle pentole molto valide, molto buone. Se le state guardando da un po' di tempo ma siete un po' scettici o siete frenati dal prezzo, considerate che veramente una volta che le avrete vorrete cucinare solo con queste, e poi comunque ci sono sempre i 30 giorni per poterle restituire se vi siete pentite dell'acquisto. Penultimo prodotto della linea Stolline è un piccolo pentolino che fa parte della linea Future, quindi è una linea leggermente diversa da quella che vi ho fatto vedere fino ad adesso, che è la linea base, ed è la linea composta appunto da questi coperchi che vedete sono diversi, hanno il manico qua per impugnarli, e soprattutto ciò che è particolare e bello è che questi coperchi li potete incastrare sopra le vostre pentole e rimangono lì in modo che non occupano spazio, non sapete mai dove appoggiarli eccetera eccetera. Ma cosa ancora più bella è che hanno incorporato nel coperchio lo scolacqua, lo scolaliquidi, perché ha questi buchi da una parte più grande e da una parte più piccoli, in modo che potete far scolare sia alimenti più grandi che piccoli senza farli cadere appunto dalla pentola, e attraverso appunto questo piccolo, non so come chiamarlo, comunque questo pezzettino che fuoriesce, voi potete scolare in tranquillità la pasta piuttosto che le verdure cotte appunto, bollite eccetera eccetera, scolate, e quindi vi fa anche da scolapasta, potrete buttare anche lo scolapasta così non vi ingombra più spazio perché avrete due prodotti in uno. Noi avevamo preso il set intero e l'abbiamo diviso con dei nostri amici che non avevano nessuna pentola della Stolline, volevano provarle, noi eravamo già pieni e ci siamo tenuti solamente questo pentolino. Ultimo acquisto che abbiamo effettuato fino ad ora su Stolline, della Stolline, ma ci sono tanti altri articoli che ci interessano ma non sappiamo sinceramente più dove metterli, è lo stampo per i muffin, che però non ho ancora utilizzato, e questo è quello della linea Gold, nel senso che dietro è rifinito, colorato appunto in oro, è molto resistente, molto duro e molto pesante, ci sono 12 stampini, e come vedete sono carini perché sono fatti anche a forma di fiorellino, quindi i vostri muffin verranno a forma di fiorellino, e anche qui non avete bisogno di imburrarli o comunque di ingrassare, diciamo, la superficie della pentola, perché i muffin usciranno lo stesso da soli, senza rompersi e senza attaccarsi. Rimanendo sempre in cucina, un altro acquisto che abbiamo fatto ma non è della Stolline sono questi due coperchi che servono, come vedete qui dalla figura, a tenere i cibi conservati nel frigorifero più a lungo, senza che magari si ammuffiscano, senza che vadano a male in tempo veloce. Noi non li abbiamo ancora provati, tant'è che sono ancora chiusi, imballati, ma come potete vedere per esempio qui dal disegno fa vedere il paragone con delle fragole tenute nel frigorifero nel piatto senza coperchio, e con il coperchio invece durano molto più tempo sotto questo coperchio perché è un coperchio tipo a pressione, quindi fa l'effetto sottovuoto, non fa passare l'aria e quindi conserva più a lungo i vostri cibi. Questo ancora non l'ho provato, ma ve ne parlerò più avanti in un altro video, vi farò sapere come appunto ci siamo trovati con questi coperchi, e comunque anche questi sono tedeschi. Manco farlo apposta come Stolline. Altro acquisto fatto per la casa è questa scopa a vapore della linea Monster, che è inscatolata qua, ed era da tempo che io volevo una scopa a vapore, non avevo appunto la pretesa di comprarla su QVC, mi serviva veramente subito, l'avrei comprata anche in qualsiasi negozio da MediaWorld, finché un giorno non hanno fatto un today special value proprio con questa scopa a vapore, ed aveva un prezzo eccezionale, mi pare sui 50 euro, e io l'ho comprata, è della linea Climax, scusate se ho detto Monster prima, mi sono sbagliata, e è stato veramente un affare perché fa benissimo il suo lavoro, le scope a vapore sappiamo che hanno un alto potere appunto igienizzante, e in più vi arriva con tutti i suoi accessori di ricambio, come vedete qua ci sono, adesso non ve li sto a tirar fuori perché altrimenti faccio notte, ma ci sono tutti gli accessori per poter pulire nelle fughe delle piastrelle, per poter pulire il pavimento ovviamente, per pulire le superfici come per esempio il forno, oppure appunto il piano cottura, il microonde,
C'è addirittura il pannetto per pulire i tessuti delicati, per le tende, per i vostri vestiti, quindi veramente è molto completa. Magari di questo se la trovo sul sito di QVC, vi metto il link nel box di informazioni, così voi ve lo cliccate e andate a vedere bene nel dettaglio quali sono tutti gli accessori che arrivano insieme a questa scopa a vapore. Comunque è ottima, io la utilizzo veramente tantissimo e soprattutto per il bagno, pulisco le piastrelle del bagno, pulisco le fughe all'interno della doccia, io mi trovo veramente benissimo. Un altro acquisto effettuato sempre per la casa è della Magniflex ed è un topper per il materasso. Ovviamente noi l'abbiamo preso matrimoniale e ovviamente non ho qui da farvelo vedere perché appunto è sopra il mio materasso e sopra ci sono tutte le lenzuola. Vi metto magari una foto nel fotogramma che segue. Questo topper è veramente fantastico perché è fatto in memory foam. In pratica quando vi sdraiate nel letto sentite il materasso molto più morbido e accompagna le curve del vostro corpo in modo che vi fa dormire quasi come sollevati. È veramente fantastico. Io che ho problemi di schiena, spesso la mattina mi alzavo dal letto con la schiena a pezzi, avevo già dolori alla schiena e devo dire che da quando stiamo utilizzando appunto questo topper mi sento molto più riposata e sento veramente molto meno male alla schiena o alle articolazioni quando mi sveglio. Anche di questo vi metto un link nel box informazioni, così andate sul sito a leggere nel dettaglio tutte le caratteristiche di questo prodotto, che è veramente molto utile ed è veramente fantastico. Acquisti personali che ho fatto per me sono due bracciali di una linea che si chiama Scintille e sono appunto due bracciali fatti così a catenina con le iniziali del mio nome e del mio ragazzo con questi strass. Questa è la S con questi strass azzurri, mentre questa invece è la G, che è ovviamente appunto l'iniziale del mio nome, è fatta bianca e ha questi strass. La catenina mi l'idea di essere veramente molto delicata e molto sottile. Questo è stato proprio uno degli ultimissimi acquisti che ho fatto e che ho ricevuto poco prima di Natale e l'ho indossato per veramente pochissime occasioni, ma ho letto alcune critiche, alcuni commenti sotto questi prodotti di molte che si lamentano. Perso poco dopo i brillantini, adesso io veramente l'ho utilizzato pochissime volte, li ho utilizzati pochissime volte, per fortuna non mi si è staccato nessun brillantino, ma se dovesse essere così più avanti, quando farò un altro video ve lo farò sapere. Per quanto riguarda invece i regali che ci sono stati fatti, perché ormai abbiamo contagiato anche un po' le nostre famiglie, a Natale ci hanno regalato un set di due guanciali. Adesso non guardate il copripuscino, la federa, che è mia ovviamente, non è della linea di cui vi parlerò, è della Northern Knights ed è una linea che produce appunto copripiumini, piumini e guanciali per la casa. È una linea inglese ed è fatta completamente in piuma d'oca, che un pochettino mi dispiace per queste occhie, però sono dei guanciali veramente morbidissimi, indicati per chi ha problema di cervicali, per chi ha problemi di schiena. Sono molto morbidi, confortevoli e accompagnano veramente ogni vostro movimento, tengono la testa sollevata e ritornano in posizione. Vedete, se voi li schiacciate piano piano loro riacquistano la loro posizione, quindi vi aiutano a dormire meglio e a dormire appunto molto più comodi, molto più rilassati, perché sono veramente morbidissimi. Anche di questo prodotto, che è un prodotto un po' difficile da poter descrivere in modo tecnico e soprattutto far capire quali sono le caratteristiche principali, vi lascio un link nel box informazioni. Bene ragazze, i nostri acquisti sono terminati. Per Natale abbiamo regalato anche dei carica batterie per cellulari smartphone, per MP3 della linea Halo. Non ne abbiamo qui da farveli vedere perché ovviamente li abbiamo regalati e non li abbiamo tenuti per noi, e anche di questo vi lascio un link nel box informazioni perché è uno strumento di tecnologia veramente molto valido e molto utile. Se siete in giro e vi si scarica appunto il telefono, basta che attacchiate questo piccolo carica telefono e potete mantenere acceso il vostro telefono per altre 8 ore, 9 ore, adesso non mi ricordo. Spero che questo video vi sia piaciuto e che abbiate visto qualcosa di interessante o che magari vi sia venuta voglia anche a voi di fare acquisti da QVC, e io vi mando un bacione. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo canale dello shopping, se anche voi acquistate, se non l'avete mai guardato, lasciatemi tutti i vostri commenti qua sotto e mettete un piccolo mi piace se il video vi è piaciuto. Ciao!